Siamo in fondo a Via Fanella, quello che vedete alle mie spalle è il raccordo che porta al sottopasso che poi sbuca passando sotto autostrada e nuova, diciamo, Interquartieri nel quartiere di Centinarola. Il sottopasso e anche questo raccordo sono chiusi da un paio di anni, da quando sono stati ultimati i lavori. Però viene comunque utilizzato, non si sa perché ancora non viene aperto alla viabilità. Eccolo qui alle mie spalle il sottopasso, abbiamo percorso questi 50 metri, come vedete è praticamente chiuso perché là ci sono i birilli di plastica, però nel momento in cui eravamo qui sono passate alcune persone in bicicletta, ci sono persone che lo percorrono a piedi, però niente, è chiuso e i residenti anche qui del posto si chiedono e ci chiedono, ci hanno chiesto anche come mai non si apre questo sottopasso, questo importante punto di svincolo anche per la viabilità ordinaria che potrebbe mettere in comunicazione appunto i quartieri che stanno a valle della superstrada con il quartiere di Centinarola. È stato fatto, è così da due anni ci dicono, e quindi vogliamo capire il perché. Ecco, come vedete siamo sbucati fuori dall'altra parte, questa è l'uscita a monte, sopra passa autostrada e Interquartieri. Ecco, girandoci attorno, vedete dall'altra parte, laggiù in fondo c'è il raccordo con la strada ordinaria che porta a Centinarola. Ecco, cercheremo di capire e chiederemo anche all'amministrazione perché questo raccordo è ancora chiuso.